sono arrivato alla chemio sicuramente più teso e più preoccupato rispetto all'intervento, perché l'intervento è stato talmente improvviso che non ho avuto proprio modo di pensare. Alessandro è un aretino di 44 anni. Lo scorso luglio gli hanno diagnosticato un cancro. La sua reazione è stata incredibile. La prima volta che ha dovuto affrontare il ciclo di chemio si è presentato così, in tenuta da corsa, e sulla sua pagina Facebook ha scritto: "Speriamo che così la flebo vada più veloce". È scattata una molla dentro di me e la molla che è scattata è stata una voglia di dare qualcosa, principalmente, perché la mattina comunque gli anziani che erano lì mi aspettavano, mi dicevano: "Vediamo cosa ti sei inventato stamattina". Una foto tira l'altra e Alessandro ha iniziato a raccontare la sua esperienza sui social network con ironia e leggerezza, a suon di magliette. Mercoledì mi sono vestito con una maglietta da Superman. Il giovedì e venerdì invece ho fatto le due magliette che ho creato io, quindi non rompetemi la palla, per far capire a tutti dov'è che era, diciamo, il problema. E venerdì ho fatto una maglina, diciamo, sulla scia di Pieraccioni, quindi gli fa una la chemio a Spider-Man, perché comunque sono un grande amante dei supereroi. La risposta anche di chi non lo conosceva è stata scontata: tanti like e soprattutto tanti messaggi di incoraggiamento. E mi sono veramente scoperto e ho trovato dentro di me energie, forze, ho cambiato anche modo di dare priorità a cose che a volte veramente ci incavoliamo per niente e che sono diventate veramente per me sciocchezze adesso. Si riparte comunque ascoltando i medici, che sono favolosi, questo reparto veramente, dalle infermiere, da tutto lo staff di oncologia, veramente un reparto che una persona mi ha detto, loro veramente rappresentano una missione, perché chi fa quel lavoro lì e lo fa come lo fanno loro è veramente un dono, secondo me. Un esempio, insomma, di come il cancro si combatta anche con la forza interiore, e ci lasciamo con una promessa. Comunque crederci sempre, di trovare intorno a voi uno stimolo, una passione, quello di bello che tutti noi abbiamo, che possono essere gli amici, può essere uno sport, può essere veramente un hobby, una passione, e contornarsi di tutto il bello che abbiamo intorno, perché ognuno di noi, dai figli, dagli affetti, dalla famiglia, veramente deve circondarsi in quei momenti di tutto il bello possibile e immaginabile che abbiamo intorno. Allora, io direi di concludere questa intervista stimolandoti a presentarci l'ultima maglietta, quella della guarigione definitiva. Quando sarà, ti auguriamo il prima possibile, però mi raccomando, falla, perché i tuoi fan, tra virgolette, l'aspettano. Ok, promesso, grazie.